Lutto per Madonna. È morto suo fratello Anthony Ciccone. Era uno dei 7 fratelli della pop star. Aveva 66 anni. Ha lottato a lungo contro l'alcolismo e ha vissuto come un senzatetto sotto un ponte. Addio a Anthony Ciccone. Il fratello maggiore di Madonna è morto il 24 febbraio, un personaggio particolare all'interno della famiglia della star. La maggior parte dei parenti ha avuto un rapporto difficile con lui. A causa della sua dipendenza dall'alcol, ha detto una fonte a Page Six. Autorevole pagina di gossip del New York Post. Anthony, infatti, ha avuto problemi di alcolismo a causa dei quali è diventato un senzatetto e per un periodo della sua vita ha vissuto sotto un ponte. Addio a Anthony Ciccone, l'annuncio social. È stato Joe Henry, cognato di Madonna, ha sposato la sorella Melanie Ciccone, a dare l'annuncio della morte di Anthony via social. Mio cognato, Anthony Gerard Ciccone, è morto ieri sera, ha scritto su Instagram. Lo conosco da quando avevo 15 anni, nella primavera della nostra vita in Michigan tanti anni fa. Ha aggiunto. Era un personaggio complesso, e Dio lo sa. Ma io lo amavo e lo capivo meglio di quanto a volte fossi disposto a mostrare. Anthony Ciccone ha lottato a lungo contro la dipendenza dall'alcolismo. Per anni ha vissuto in Michigan come un senzatetto, trovando rifugio sotto un ponte. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, nel dicembre del 2017 aveva seguito un programma di riabilitazione ed era tornato a casa riunendosi con la sua famiglia. Ma proprio con i suoi familiari Anthony non aveva un buon rapporto. Sono uno zero ai loro occhi, una non persona. Se morissi congelato la mia famiglia probabilmente non lo saprebbe o non se ne preoccuperebbe per mesi. Aveva detto nel 2011. Mio padre sarebbe felice se morissi di ipotermia, così non dovrebbe più preoccuparsi, aveva aggiunto.